Vieni. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, è un onore avervi qui, un po' di emozione da parte mia come sempre perché è sempre dentro di me, tutte le volte che parlo, tutte le volte che c'è un evento e vi ringrazio. Ringrazio prima di tutto l'amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio, la Sala delle Lupe per la presentazione che a breve faremo. Un ringraziamento va al sindaco di Siena, alla professoressa Nicoletta Fabio, che oggi non può intervenire per quanto riguarda il silenzio elettorale, ma sicuramente avrebbe elogiato e apprezzato questo evento, questo progetto nelle scuole e soprattutto anche il Comitato Amici del Palio per quello che fa nelle attività dal 1947 a oggi. Ringraziamento ma anche all'assessore pubblica istruzione, a Dore. Benvenuti, un ringraziamento anche al rettore e magistrato delle contrade e qui all'amministratore delegato Paolo Bartolini, al vicario Massimo Stanghellini, che lo ringrazio per essere qui, tra la Tartuca, e ringrazio tutti i presenti. Oggi si festeggia 10 anni del progetto scuole. Il progetto scuole che inizia nel lontano 2013 da un'intuizione da parte dell'allora presidente Gabriele Bartolucci, al suo tempo ero il suo vicepresidente, si iniziò con pochi appuntamenti e siamo arrivati a distanza di 10 anni con tanti numeri, tanti bambini, tante scuole e tanti collaboratori che ringrazio perché sono stati formidabili, perché se siamo qui a distanza di 10 anni è merito anche loro, è merito di tutti i componenti del Comitato Amici del Palio, ieri e di oggi, perché devo dire che è stato fortemente voluto questo progetto di andare nelle scuole di Siena e di provincia, perché avevamo noi anche la necessità di far capire e di tramandare la storia di Siena e del Palio, ma soprattutto la storia di Siena, soprattutto oggigiorno, come allora 10 anni fa, nelle scuole purtroppo non ci sono tanti bambini nati di Siena che sono di contrada, quindi non è che noi ci si voleva mettere come rispetto insomma alle contrade di farli diventare contrade, anzi di farli diventare senesi. E quindi è importante questo progetto, come ho detto, perché ci sono bambini che sono nati a Siena ma non hanno genitori di contrada, ci sono bambini che tramite i loro genitori vengono a Siena per trovare un futuro e quindi sono futuri senesi e anche futuri dirigenti. Ringrazio tipografia comunale e l'economato per aver fatto questa brochure, la grafica è del nostro Guido Bellini, anche se un vecchio componente, ma non di età, ma per quanto riguarda è sempre con noi, è sempre attento e disponibile. Abbiamo sempre fatto questa mostra perché i bambini ci hanno sempre consegnato degli elaborati dei disegni e quindi si chiama Sona Sona Campanella, è stata chiamata Sona Sona Campanella e da stasera allestiremo il cortile del Podestà e da domani inizierà questi 3 giorni di mostra, inizierà alle ore 10 fino alle 22:30 fino a domenica pomeriggio che si chiuderà le 6 per poi si smonterà tutti questi disegni elaborati e sono meravigliosi. Abbiamo deciso come sempre abbiamo fatto nel passato, perché il Comitato Amici del Palio sta molto attento anche alla città, non solo a bambini, ma qui ringrazio
Contrada della Tartuja, perché abbiamo voluto dedicare uno spazio alla Erte Molinacci, scomparso prematuramente, e avevamo avuto un incontro con lui, un incontro per fare questa tesi. Un incontro è proprio l'argomento era il progetto scuole, e quindi proprio lì abbiamo deciso di dedicare uno spazio durante la mostra. In questa mostra ci saranno dei pannelli, insomma, dove si farà riferimento alla Erte. Ringrazio i genitori che sono qui. Questo è una cosa che anche questo avevamo voluto fortemente. Un altro spazio è invece una raccolta di beneficenza, una raccolta di beneficenza che anche noi tutti gli anni nelle mostre abbiamo fatto, e per quanto riguarda l'associazione delle bollicine. Già che l'anno scorso, se non sbaglio, siamo andati al progetto scuole a Casa Clementina portando bandiere e tamburi da questi ragazzi, infatti poi alla fin fine c'è stato un ragazzo che è proprio lì della Casa Clementina che ha incominciato ad andare in contrada a suonare il tamburo, e questo per noi è un bellissimo obiettivo, perché tramite questo progetto siamo riusciti a far venire quella, dico passione, ma insomma quella voglia di stare anche al di fuori e di stare a contatto con le altre persone è formidabile, insomma, è importante. E quindi collegato all'associazione delle bollicine faremo beneficenza già nei nostri social, è già iniziato, per la Casa Rosmarino. Casa Rosmarino che è dedicata a Simone Vanni, che ringrazio, c'è qui Marco, il suo papà. Anche lui prematuramente scomparso lo scorso anno. Casa Rosmarino è dedicata a tutti, a lui, perché gli piaceva quella canzone, scusate. E quindi faremo beneficenza in questi tre giorni, e poi anche, come ho detto, tramite i nostri social, e un piccolo contributo farebbe più che piacere. E parlando della brochure, questa brochure viene collegata tramite QR code, tramite lo smartphone potete collegare, e aprirà nel nostro sito tutte le dovute riflessioni da parte dei nostri collaboratori che sono stati insieme a noi in questi 10 anni nel nostro progetto, e alcune fotografie. Ringrazio il segretario Gabriele Bartali, tutta la mia giunta, tutti i componenti del Comitato Amici del Palio e tutti voi per essere qui, perché per me è veramente un piacere avervi davanti a me, veramente. Grazie. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, non c'è assolutamente problemi. Che dire, vi ringrazio infinitamente, e un abbraccio e buona giornata a tutti.